Ciao ragazzi, oggi in quest'area un pochino particolare di coronavirus ci è arrivata una notizia molto ma molto interessante. Adesso ve la racconto, sicuramente l'avete già capito dal titolo perché sarà un bel titolone. Adesso vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace e commentate come volete, oppure iniziamo a vedere se riusciamo a fare un bel gruppo di acquisto. Sigla! Partiamo subito dalla notizia minore, fra virgolette. Tutti quanti vi ricorderete dei problemini sulla chiusura del M365 di Xiaomi. Questa cosa era stato un boom, c'erano state un sacco di notizie e una ditta, pare in seguito a un furto di progetti, aveva tirato fuori il... È questo dispositivo che alla base della parte pieghevole andava a tenerla ferma, quindi assicurava il tutto e dava una maggior solidità al piantone dello sterzo di Xiaomi. L'unico difetto che aveva il è che col monorim, con l'ammortizzatore, non riusciva a stare. Quindi, dopo un po' di tempo, è arrivata monorim direttamente a mettere una pezza a questa cosa. Quindi il 15 di questo mese uscirà il famoso e famigerato X-Lock, che sarà lo stesso dispositivo che andrà a tenere ferma e salda la parte pieghevole dell'M365, che però sarà compatibile anche con l'ammortizzatore monorim. Sarà presentato in due diverse colorazioni, la prima che sarà la nera, quella classica standard, e la seconda sarà dello stesso colore del materiale. La fonte ci dice, avrà un prezzo di 49 euro circa, ce l'hanno da aggiungere 15 euro per l'adattatore che servirà per far sì che possano stare insieme sia il monorim che l'X-Lock. Questa è una buona notizia perché tante volte ci siamo trovati a dover scegliere o avere il quindi avere una bella chiusura solida o il monorim. Adesso finalmente possiamo avere tutte e due le cose e rendere il vostro M365, il nostro M365 ancora più perfetto. La seconda notizia, che non è la minore, fra virgolette, è che finalmente il 15 del mese prossimo uscirà il monorim per il G30. Finalmente, finalmente andiamo a rendere quasi perfetto il nostro G30, che sulla carta è un'evoluzione dell'M365. Le migliorie sono state tantissime, soprattutto sotto il punto di vista costruttivo, però abbiamo la grossa pecca che l'ammortizzazione era semplicemente lasciata alla gomma da 10 pollici tubeless. In questo caso adesso riusciamo a mettere una bella sospensione monorim anche sotto il G30. Anche qui è un bel passo avanti. Uscirà il 15 di aprile e questo dovrebbe essere con una molla singola che però avrà la regolazione del precarico. In base al nostro peso e in base alle nostre esigenze riusciremo a dargli un po' più di precarico, quindi a renderlo un pochino più solido subito come ammortizzatore. I colori con cui uscirà saranno due. E sono i classici monorim, saranno il nero e il rosso, che secondo me anche un bel rosso nel G30 potrebbe starci bene, anche se le finiture sono tutte in giallo, quindi diciamo che potrebbe dare sfogo alla fantasia di chi lo acquisterà. E ora, come ultima cosa, avrà un prezzo di circa 100 euro, che tutto sommato, considerando adesso le offerte che si trovano, aggiungere 100 euro di monorim secondo me potrebbe essere una cosa molto piacevole. Per il momento è tutto, se avremo delle nuove indiscrezioni o delle anteprime vi faremo sapere, quindi rimanete comunque in contatto con noi altri. Vi lasciamo aperto il box se qualcuno avesse voglia di far parte di questo gruppo di acquisto che stiamo cercando di creare e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale perché potrebbe essere che ne vedete delle belle. Ciao ragazzi, alla prossima!